via. A parte il fatto che mi sono svegliato già ridendo perché mi sono tinto i capelli, oggi non c'entra niente. Allora, andiamo per fare una cosa pazza, ma pazza proprio oggi, pazza. Stiamo per fare una scalata impossibile con gli skate elettrici. Allora, qual è l'obiettivo della giornata? Testare al limite questi skateboard, vedere se riusciamo a fare un percorso tipo una camminata normale in montagna con gli skate, non fare fatica, questo è l'obiettivo principale, e il secondo obiettivo, ma che poi risulta superfluo, è non farsi male. Ecco, che l'hai detto. Prime problematiche. Il mio skate non worka, non vuole. Ok, Fra, ci vediamo in cima. Questa è la prima missione. Hai acceso la GoPro! E invece ce la fanno. Ah! Oh, non mezzo problema. Ok, problemi a salire non ne... evidentemente non ce ne sono. Ma c'è la batteria? Ce la faremo andare e tornare? O dopo è discesa. Buonasera, adesso andiamo di nuovo a ammazzarci. Che sorpasso incredibile! Wow, wow! Andiamo! Sì, mi sto infangando un botto! Bello così! No! Cazzo, mi tocca riuscire a cercare adesso! Adesso esplode il motore! Sì, adesso non ce n'è più! Riesco ad andare proprio in su di lui? Vai. Però io peso di più, Aggredisci! Ben oltre le aspettative, direi. Tanto una strada più ripida di questa? Boh. Diciamo che sul fatto di non fare fatica... Non ha molto senso in realtà continuare se c'è la neve fino là. Io andrei su lì e proverei a scendere più là in mezzo là. Questa mi sembra veramente un'idea del c***o. Ok ragazzi, dobbiamo prendere una decisione. Forse stiamo spingendo troppo i limiti umani? No, bisogna capire perché dove... testare i limiti degli skate. State testando i limiti della vostra pazienza, intelligenza più che altro. Infatti, appunto. Allora, adesso ci prenderemo un attimo di meditazione per decidere sul da farsi. C'è neve da qui, anzi da quando siamo partiti a quando arriviamo, quindi gli skate non sono utilizzabili. Sta prendendo. Totalmente mi sta fermando. È bellissimo. Ok, abbiamo deliberato. Alva, miga. Missione fallita.
Queste non sono condizioni per uno skateboard. Cos'è? Abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico. Mi si è rotta una cinghia. Tra l'altro non so come. Cioè, mi sa che non ero neanche sullo skate. Penso sia forse per il freddo, magari si è incastrata in qualche sasso. Wow. Zio povero, sono... c'è un braccio alzato, ho spostato il peso. Arriva, curva, muore. È il 77% considerando, sì, tutto. Allora, questa la considererei una missione abbastanza fallita, ma c'è sempre un ma. Adesso andiamo a casa, prendo il kit delle gomme estive e andiamo a cercare un autovelox e vediamo quanto riusciamo ad andare forte con l'autovelox. Questo è quello che succederà. Ok, ci siamo resi conto che fare il test di velocità su strada è illegale, quindi siamo in un parcheggio chiuso, in una strada chiusa, e faremo un circuito con una gara. Ci siamo, la gara avrà inizio fra poco sotto la neve ed è in un'estate di Livigno nera, con ruote estive contro bambù, ruote da sterrato. Ti faccio il culo. Che la neve orizzontale sia con voi. Pronto? Sì. Pronto? Via! Io ho perso. Ce la fai a star sopra? Dovevamo scegliere dei rider un po' più forti, secondo me. Voleva rubare! La gara è andata bene, purtroppo ho problemi di assetto e il sottosterzo, lo skateboard va un po' dritto. Però ringrazio il team per il lavoro fatto durante il weekend e auguro una buona fortuna e tante cartelle al mio avversario. 3, 2, 1. Secondi. 17, 17. Perché 17. Un attimo dopo. 6! Boom! Boom! Possiamo
stretta di mano qui il video. Non picchiatevi. Bravo. Ma dobbiamo concludere il video con la mia testa? Perché? Cosa è successo alla tua testa? No, no, niente. Oh. Girati. Gold Ian! Mamma mia, ha sbloccato, ha vinto talmente tante gare che ha sbloccato il personaggio d'oro. Allora, io farei sentimento. No. No, no, non fai fino a dove ti ha fatto il sentimento. Sì. Mantello di Batman. Pronto? Che schifo! Ciao! Ho fatto anche un lift. Beh, se fossero così macchiati sarebbero fighissimi. Ma mi sembra di lavare i pantaloni. Ma c'è da solo, non ce l'hai l'asciugamano da metterli prima, anche così poi... Vedermi allo specchio. Oh, no, che sei stra-trasparente. Porca troia. Ma stai filmando? Sì, per vedere la roba della torta. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima. Ciao amici.